Benvenuti a una nuova puntata di Torino Web News. Oggi ci troviamo nel cosiddetto Polo Reale. Siamo in Piazza Castello, anzi in Piazzetta Reale, fra Palazzo Reale e Palazzo Chiablese. Cominciamo da qui a parlare delle celebrazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia, che all'interno di un'enorme mole di iniziative comprendono anche una mostra dedicata alla figura di Vittorio Emanuele II, intitolata Il Re Galantuomo, che si snoda tra Palazzo Reale, Palazzo Chiablese e il Castello di Racconigi dal 2 ottobre al 6 marzo. Un progetto che parte dall'analisi del contesto storico e sociale, sviluppando i temi del lavoro, dell'urbanizzazione, della vita culturale nell'Italia pre e post ottocentesca. Un contributo scientifico e documentale costruito intorno alla vita e alle vicende di Vittorio Emanuele II, grande protagonista del Risorgimento, approfondendone il carattere, le relazioni, la vita emotiva. Dall'infanzia al matrimonio, dal rapporto con i figli alla debolezza per il cibo e la caccia, arrivando naturalmente al personaggio istituzionale, politico e militare nella scena europea. Oggetti, abiti, divise e arredi completano il racconto di un periodo storico ancora oggi ricco di fascino. Per saperne di più e ottenere informazioni dettagliate, vi consigliamo di visitare il sito www.fondazionednart.it. Diamo adesso uno sguardo agli appuntamenti d'arte e musica dei prossimi giorni. Al Castello di Rivoli, Museo d'Arte Contemporanea, è stata inaugurata la mostra Exhibition Exhibition, che riflette sulla percezione e sull'esperienza del guardare l'arte e le mostre. Il percorso espositivo include opere dagli anni 60 ai giorni nostri di artisti internazionali emergenti o affermati. Viaggio in Eritrea ed Etiopia con la mostra fotografica di Andrea Restec e Bartolomeo Costamaglia, allestita al Mausoleo della Belle Rosille fino al 31 ottobre. Il titolo è Dallo Shaleku allo Svai. Passiamo alla musica classica. Arriva il 5 ottobre al Teatro Regio il Boris Godunov di Mussorgskij, dramma musicale popolare sul libretto di Mussorgskij, dall'omonima tragedia di Aleksandr Puškin e dalla storia dello Stato russo di Nikolai Karamzin. Il 2 e il 3 ottobre il Teatro Carigliano propone invece un weekend fra musica e storia con l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, un importante progetto di ampio respiro, un percorso fra musica e storia che l'Accademia Nazionale, con il sostegno della Compagnia di San Paolo, promuove nell'ambito delle celebrazioni dedicate al Risorgimento. E finiamo con la musica leggera. Giovedì 7 e venerdì 8 ottobre Gian Maria Testa sale sul palco del Folk Club in via Perrone 3bis, mentre venerdì 8 ottobre Pierpaolo Capovilla e Giulio Favero del Teatro degli Orrori suonano e cantano Majakovskij e l'Hiroshima Mon Amour. Per questa puntata è tutto. Torino Web News ritorna la settimana prossima. Arrivederci dalla redazione web della città.